Sulla questione Ortazzo-Ortazzino è intervenuto questa mattina in conferenza stampa Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna. Per sottrarre definitivamente lo straordinario ecosistema naturale a manipolazioni indebite e a speculazioni aggressive nella sua libera e naturale evoluzione, Lista per Ravenna propone come soluzione il passaggio della zona C alla zona B, che è tutto nelle mani degli stessi traenti. Questo garantirebbe una situazione di salvaguardia del territorio. Cosa chiede Lista per Ravenna? Che cosa sta facendo Ancisi per fare in modo di raggiungere questo obiettivo di portare anche l'area C della Ortazzo-Ortazzino nell'area B? E ho già depositato una proposta di deliberazione che consiste in un atto di indirizzo che sarà sottoposto al voto del Consiglio Comunale abbastanza presto, andrà in commissione istruttoria la prossima settimana, dimostrando che la soluzione principe per mettere in sicurezza tutto l'Ortazzo-Ortazzino, non solo la zona A e la zona B che sono già strettamente vincolate, ma anche la zona C, in cui in realtà si possono anche fare attività redditizie che non sono molto rispettose della qualità dell'ambiente, fare in modo che anche l'area C diventi area B. In questo modo si mette in sicurezza l'intero parco e non solo le altre due zone che sono già vincolate. Abbiamo valutato che questo è molto coerente anche con una perizia fatta sull'intero Ortazzo-Ortazzino dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, che consiglia appunto di non disperdersi nel tentativo di acquistare queste aree, di non concentrarsi solo, come ha fatto il comune finora, come ha fatto l'ente parco finora, per riscattare le zone A e B che sono già vincolate, ma nel fare in modo che tutto il parco sia vincolato.